dal trattato Apparecchio alla morte di Sant'Alfonso Maria de Liguori. Capitolo 25 Il giudizio universale. Cognoscetur Dominus judicia facens. Il Signore si è manifestato, ha fatto giustizia. Salmo 9, versetto 17. Al presente, se ben si considera, non v'è nel mondo persona più disprezzata di Gesù Cristo. Si fa più conto di un villano che non si fa conto di Dio, perché si teme che quel villano, vedendosi troppo offeso, mosso a sdegno, si vendichi, ma a Dio si fanno ingiurie e gli si replicano alla libera come se Dio non potesse vendicarsi quando vuole. Et quasi nihil possit facere omnipotens estimabant eum. Libro di Giobbe, capitolo 22, versetto 17. Ma perciò il Redentore ha destinato un giorno che sarà il giorno del giudizio universale, chiamato appunto dalle scritture Dies Domini, nel quale Gesù Cristo vorrà farsi conoscere per quel gran Signore che Egli è. Cognoscetur Dominus judicia facens, Salmo 9, versetto 17. Quindi un tal giorno si chiama non più giorno di misericordia e di perdono, ma Dies Ire, Dies tribulationis et angustiae, dies calamitatis et miserie. Libro di Sofonia, capitolo 1, versetto 15. Sì, perché allora giustamente vorrà il Signore risarcirsi l'onore che han cercato di togliergli i peccatori in questa terra. Vediamo come avverrà il giudizio di questo gran giorno. Prima di venire il giudice, igni sante ipsum precedet, Salmo 96, versetto 3. Verrà fuoco dal cielo che brucerà la terra e tutte le cose di questa terra. Terra et quae in ipsa sunt opera exurrentur. Seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 10. Sicché palagi, chiese, ville, città, regni, tutti hanno da diventare un mucchio di cenere. Deve purgarsi col fuoco questa casa appestata di peccati. Ecco il fine che avranno da avere tutte le ricchezze, le pompe e le delizie di questa terra. Morti che saranno gli uomini, suonerà la tromba e tutti risorgeranno. Cane tenim tuba et mortui resurgent. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 52. Dice San Girolamo: Quotidies diem iudici considero contremisco, semper videtur illa tuba in sonare auribus meis. Surgite mortui, venite ad judicium. Al suono di questa tromba scenderanno le anime belle dei beati ad unirsi coi loro corpi, con cui han servito a Dio in questa vita, e le anime infelici dei dannati saliranno dall'inferno ad unirsi con quei corpi maledetti coi quali hanno offeso Dio. Oh, che differenza ci sarà allora tra i corpi dei beati e quelli dei dannati! I beati compariranno belli, candidi, risplendenti più che il sole. Tunc iusti fulgebunt sicut sol. Vangelo di Matteo, capitolo 13, versetto 43. O felice chi in questa vita sa mortificare la sua carne, connegarle i piaceri vietati, e per tenerla più a freno le nega anche i gusti leciti del senso, la maltratta come han fatto i santi. O quanto allora se ne troverà contento, come un San Pietro d'Alcantara, che dopo morte disse a Santa Teresa: O Felix penitentia, quae tantam mihi promeruit gloriam. All'incontro i corpi dei reprovi compariranno deformi, neri e puzzolenti. O che pena avrà allora il dannato in riunirsi col suo corpo. Corpo maledetto, dirà l'anima, che per contentare te io son perduta. E il corpo dirà: Anima maledetta, e tu che avevi in mano la ragione, perché mi hai concesso quei gusti che han fatto perdere te e me per tutta l'eternità? Ah, Gesù mio e mio Redentore, che un giorno avete da essere il giudice mio, perdonatemi prima che arrivi questo giorno. Non nascondermi il tuo volto. Salmo 26, versetto 9. Ora mi siete padre. E qual padre ricevete in grazia vostra un figlio che ritorna pentito ai piedi vostri? Padre mio, vi cerco perdono, vi ho offeso a torto, vi ho lasciato a torto, non ve lo meritavate come io vi ho trattato.
Me ne pento, me ne addoloro con tutto il cuore. Perdonatemi. Non avertas facem tuam a me. Non mi voltate la faccia, non mi discacciate come io meriterei. Ricordatevi del sangue che per me avete sparso ed abbiate pietà di me. Gesù mio, io non voglio altro giudice che voi. Diceva San Tommaso da Villanova, subisco volentieri il giudizio di colui che è morto per me e si lasciò condannare alla croce perché io non mi dannassi. E ciò lo disse prima San Paolo. Chi ci condannerà? Gesù Cristo che è morto? Lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 34. Padre mio, io vi amo e per l'avvenire non voglio partirmi più dai piedi vostri. Scordatevi delle ingiurie che vi ho fatte e datemi un grande amore verso la vostra bontà. Io desidero d'amarvi più di quanto vi ho offeso, ma se voi non mi aiutate, io non posso amarvi. Aiutatemi, Gesù mio, fatemi vivere grato al vostro amore, acciocché in quel giorno mi ritrovi nella valle tra il numero dei vostri amanti. O Maria, regina ed avvocata mia, aiutatemi ora, perché se mi perdo in quel giorno non potrete aiutarmi più. Voi pregate per tutti, pregate anche per me, che mi vanto di essere vostro servo devoto e tanto in voi confido.